Salve a tutti. Allora, stamattina non mi dedicherò a una recensione di un libro in particolare, ma vorrei parlarvi di una serie in generale. La serie di Narini Singh che riguarda gli arcangeli, la Guild Hunter Series. Come sapete e come è già stato detto più volte sul web, la serie è stata interrotta per motivi economici principalmente. La crisi, diciamo, ha colpito tutte le case editrici italiane. Già il mercato italiano editoriale, diciamo, che non godeva di una salute di ferro. La crisi non ha fatto che peggiorare le cose e molte serie stanno venendo interrotte. Quindi l'unico modo per riuscire, sempre a mio parere, a veder riprendere questa serie che merita e che viene pubblicata in tutto il mondo è far vedere che c'è un reale interesse per questa serie, farsi sentire e soprattutto comprare il secondo libro, il terzo libro della serie che hanno avuto delle vendite basse, che sono stati pubblicati in Italia dalla Nord. Perché dovreste comprarli e fare comunque una spesa di una certa consistenza, perché i libri della Nord non sono economicissimi. Allora, punto primo, sono scritti bene. Non so come altro spiegarvi la sintassi, la scelta dei termini, la traduzione italiana, non possiamo dire nulla alla Nord per quanto riguarda le traduzioni, seriamente, sono veramente tradotti bene. Il gusto lessicale, la scorrevolezza del testo, Narini Singh scrive veramente bene. Punto secondo, l'ambientazione. L'ambientazione è affascinantissima. E non abbiate pregiudizi per il fatto che è un paranormal e un urban fantasy. Perché, Dio santo, non merita di vedersi privato dell'acquisto semplicemente per una questione di genere e di pregiudizio. Dimenticate Twilight. Qui abbiamo un mondo diverso dal nostro, come se si trattasse di un fantasy, ma simile al nostro. L'unica differenza è che ad un certo punto della storia, un punto molto indietro nella storia, gli arcangeli si sono fatti vedere e hanno preso possesso della terra. Quindi il mondo si è evoluto di conseguenza. Esistono più o meno gli stati che esistono nel nostro mondo, però sono ognuno governato, anzi, sono territori più ampi degli stati attuali, e ogni territorio è governato da un arcangelo. Gli arcangeli sono angeli con dei poteri molto molto potenti. Sotto di loro ci sono gli angeli, che comunque sono sempre uomini e donne alate, ma con meno poteri. E sotto ancora abbiamo i vampiri. Allora, in questa serie il vampirismo è visto come un virus che è presente nel sangue degli arcangeli. Quindi gli arcangeli hanno il potere di creare i vampiri. È un dono che loro fanno agli umani. E per questo gli umani devono pagare. E devono pagare con il loro lavoro. Sì, siamo un pochino tipo epoca dello zar con i servi della gleba, per intenderci. Un po' più modernizzato, naturalmente. Gli arcangeli, col dono del vampirismo, regalano agli umani la possibilità di sopravvivere a malattie incurabili, la possibilità di vivere in eterno, o comunque molto a lungo finché qualcuno non li ammazza, perché non è che non sono indistruttibili, quasi. Li rendono più forti, più veloci, più affascinanti. E l'unica cosa che gli chiedono in cambio sono decenni e decenni della loro vita che loro dovranno spendere al loro servizio, facendo qualunque cosa essi chiedano loro. E non sono cose da poco quelle che chiedono, soprattutto perché con l'andare degli anni
gli arcangeli tendono a diventare strani, perversi. Dipende dalla loro natura. Comunque diciamo che quando uno vive talmente a lungo da quasi non ricordarsi pezzi della propria vita, e stiamo parlando di millenni, i suoi gusti diventano particolari a volte, quindi ci sono molti arcangeli che amano torturare e fare molto altro ai loro schiavetti. Quindi diciamo che la scelta di diventare vampiro, uno prima ci dovrebbe pensare bene. O poi se uno è fortunato finisce sotto il territorio di un arcangelo molto ligio che affida i vampiri a un sottoposto, li usa come semplicemente ragionieri, bancari o altro. Uno è fortunato, è fortunato. Fatto sta che per centinaia di anni, se sei fortunato 100, se lo sei meno un po' di più, ti ritrovi a non poter andare, fare o dire nulla senza il benestare di questo qui. Cosa che molti vampiri trovano difficile. Quindi molti vampiri cercano di sfuggire a questa servitù. Se questi vampiri fuggono, c'è un ente che si occupa di andare a riprenderli. E è la Guild, la corporazione dei cacciatori di vampiri, si può chiamarla così. Sono degli umani che hanno la particolarità genetica di essere nati con un olfatto o altri sensi molto sviluppati che gli permettono di percepire la presenza dei vampiri. Elena, la protagonista del primo libro di questa serie, è una di questi cacciatori. Lei proprio ha un olfatto, lei sente l'odore dei vampiri. Per lei ogni vampiro ha una fragranza diversa e riesce a seguire la loro scia come un bravo segugio. Accuccia Elena. E, diciamo che poi ci sono dei vampiri che diventano ferali, cominciano ad attaccare la gente e la corporazione si occupa di sterminarli. Non fa solo questo recupero schiavetti, ecco, diciamo. Però la loro attività principale è questa. E non è certo un'attività da niente, cioè queste persone sono addestrate al combattimento perché i vampiri sono sempre i vampiri, voglio dire, è pericoloso andare a riprenderli contro la loro volontà. Ed Elena è una di queste. Il protagonista maschile, quindi teniamo conto che Elena deve essere una tosta, più forte, veloce, allenata, le piace usare le armi e con questa capacità di annusare i vampiri. Il protagonista maschile della serie invece è un arcangelo, Gabriel. Allora, e questo è rivolto a chi ha amato le 50 sfumature di grigio. Allora, il vostro signor Grey, a confronto dell'arcangelo Gabriele, è una larva.